la solitudine o la differenza con la solitarietà, che deriva da solitario, l'aveva tematizzato Aldo Busi nel suo libro sui single. Solo o solitario? Sono parecchie le differenze. È un tipo solitario, quindi potrebbe socializzare, potrebbe fare tante cose, ma non c'ha cazzi. Erpatata non c'ha cazzi. Vuole fare cose solitarie. Perché uno è solitario? Che non vuol dire che sia solo. Perché solo è una condizione in cui rimani, magari, no? Nel momento in cui rimani vedovo e nel momento in cui tua moglie è il 90% della tua situazione vitale, allora rimani solo. E gli anziani vecchi ti dicono: morta mia moglie, sono rimasto solo. Non sono rimasto solitario. Il solitario ovviamente può essere un tipo introverso, qualcuno che ha metabolizzato la nausea da compagnia che ribolle in troppe situazioni. Se avete guardato La Grande Bellezza, una delle scene più belle, quando poi in questa cena, tra l'altro tra radical chic, tutto l'equilibrio viene spezzato da Servillo, che poi mette a nudo i limiti non delle persone, quelli li conoscevamo già, ma i limiti delle feste mondane, dove a una certa età, perché quello è un film su una certa età soprattutto, si finisce poi sempre nel cadere nel privato, nei dolori, nel personale, nel già sentito. E allora il solitario va, come vedrò tra poco qui sulla costiera leccese, Lecchese, non Leccese, magari Leccese col mare, ma va bene anche qua Lecchese. Come vedrò, ci saranno i pescatori che si mettono sui loro pezzi di legno che danno sul lago e stanno lì. E la pesca è un momento non di solitudine, ma è un moto di solitarietà. Bisogna scappare da ciò che non è una buona compagnia. Scappate da ciò che non è una buona compagnia. È inutile, non c'è niente di peggio che una solitudine assistita e non voluta. Ok? Se devo stare insieme a, in questo caso, a una persona, diciamo per amore, ecco, ma in realtà mi sento solo, ecco, allora voglio dire, è inutile che mi faccio, diventa una solitudine accompagnata dal nulla. Quindi cominciamo a dire la verità: nessuno qua è un eroe, tutti, perché siamo animali sociali, questa stronzata che ci dicono, no? Forse fino a una certa età, ma poi sì, ho capito, anche io sono già uno che va al bar e magari poi un domani va a giocare a carte, a boccette, legge la Gazzetta, però non è che proprio ho bisogno della gente o di cacciare quattro parole, ma ho più bisogno magari di sapere che c'è un bar aperto che fa un buon caffè o un buon bicchiere di vino o un buon Campari. So che c'è la Gazzetta e i giornali, so che c'è un'abitudine, quindi non è che vado nel bar per la gente, ma ci andrò o ci vado per l'abitudine, perché poi cantava anche Elio: sono un abitudinario, no? Leggo la targhetta dentro l'ascensore, qui ci sarà il mio solito caro amico che mi dirà: queste cose sentite da me, io gli dirò: no, guarda che Elio lo ascoltavo anche prima di te. Detto questo, polemiche interne tra gente che magari è già stata o sarà ospite sul canale, ok, gente molto intelligente, sì, non su tutto, perché poi gli intelligentoni sono anche molto infantili, però a parte questa parentesi, quello che volevo realmente dire, no? Risparmio anche sulle luci della batteria della macchina, è che uno va, ripeto, al bar, non dico la bocciofila o guardi lì a giocare le bocce o giochi, però al bar ci vai perché c'è il bar, non perché c'è la gente, anzi a volte non vai al bar perché c'è qualcuno che ti sta sui coglioni. Quindi ripeto,
In questo l'uomo è messo meglio della donna, secondo me, per predisposizione. Cioè l'uomo è molto più solitario. Uno, ha molti più hobby. Due, non ha un cervello per due e un corpo per due. Adesso qua si scateneranno le polemiche, non si può dire, perché uomo o donna sono uguali, il cazzo. Quindi, se volete scomodare anche, non so, il buon Galimberti, che piace anche Radical, però la donna, insomma, ha una testa per due e un corpo per due, visto che procrea. Quindi, diciamo che ha necessità e predisposizione alla compagnia e per la compagnia, e questa cosa la arricchisce. Una donna senza un uomo, non lo dico, veramente, guarda che non sto facendo una gara, a me non frega un cazzo del politicamente corretto, ho fatto un libro che ho massacrato uomini e donne indistintamente, mi fanno schifo tutti, quindi non c'è chi mi fa schifo di più, va bene? Mi fanno schifo anche i vecchi, cattivi, e quando diventano buoni è solo perché hanno perso grinta e testosterone, altrimenti sarebbero più stronzi di quando erano più giovani, quindi non ci credo alla bontà del vecchio e nonno di Heidi, ok? E i bambini sono cattivi, io ne ho uno, sono molto buoni, ma quando vogliono essere cattivi sono cattivi perché non hanno il filtro. Quindi voglio dire, siccome l'odio è uno dei pochi veramente istinti umani e umanoidi, io perdono l'istinto in quanto naturale, come perdono un cagnaccio randagio che magari mi morsica una chiappa, perché fa parte di un contesto sano, pericoloso ma sano. Quindi ripeto, non sono qua, però dico onestamente che vedo tanti uomini che sanno farsi andare bene dei momenti da solitari, e non vuol dire che stanno bene. Oh, io mica ho detto che stanno bene, non ho detto che stanno bene. Io per primo, però voglio dire, ho visto anche tanta gente già da giovane stare in coppia o stare con determinati amici e non avere nulla in comune con gli amici e non avere nulla in comune con la persona, uomo o donna, con la quale stavano in coppia. Ci sono donne, ce ne sono centinaia di migliaia nella mia vita, che mi hanno raccontato, sì, ero insieme a lui, ma sì, poi non lo so, pensavo fosse il ragazzo della mia vita, no, pensavo poi alla fine non, in realtà non erano innamorate, però non avevano un'alternativa. Ma scusiamole queste donne e ragazze, perché queste cose le abbiamo fatte tutti, chi più chi meno. Io non mi sottraggo. Poi vabbè, magari gli uomini sono un po' diversi, ma anch'io quando da giovane, insomma, mi sono ritrovato magari a frequentare donne che non amavo, anzi, che delle quali non mi interessava molto, però magari all'epoca non lo so, non che non avessi alternative, però magari, sai, dici vabbè, dai, vedo sta ragazza qua, magari poi mi piacerà. E quando sei giovane comunque gli errori li fai. Io in questi campi molto poco, perché ho subito studiato tutto, quindi in altri campi sono 1-0. Sono una capra totale, ignorante, allucinante. Però ecco, nel campo amoroso sono sempre stato, cioè, ho sempre analizzato tutto, quindi mi accorgevo quando uscivo con qualcuna che proprio la sera, quando poi tornavo a casa, si usciva il pomeriggio o si usciva la sera, tornavo a casa ed ero più felice, ho detto ma perché, ok? Ma non perché uno esce magari per questioni così, ma ci sono anche questioni, insomma, sono sempre gli incidenti, ci sono questioni, esatto, che a volte ci si vede anche per questioni sessuali, però io sto parlando proprio del fatto che poi, finita la parte sessuale, insomma, dai, se proprio non ci azzecchi, ma non sto di, attenzione, non sto dicendo che non parli bene con quella persona, non sto dicendo che non ti è simpatica, che non sia piacevole, che non sia anche gradevole starci insieme o che non sia interessante. Sto proprio dicendo che sei quasi più solo di quando eri da solo. Allora, quando torni a casa, sei tutto per te. È la verità. Quindi ci sarebbe da parlare molto sulla solitudine. Io credo che
tra solitudine e solitarietà fatta o subita, insomma ci sono secondo me tante tante sfaccettature positive. Innanzitutto quando sei da solo, non dico che devi fare come Freud, che ti chiudi dentro perché poi scopri le tue paure, le cose, piuttosto che vai a fondo di te stesso, però è vero, cioè quando tu stai da solo alla fine il cervello, no? È come quando io ho scritto, ho provato a fare lo scrittore con poco successo, però insomma qualche libricino carino l'ho fatto. Sicuramente il prossimo sull'Inter sarà molto divertente perché è c'è di mezzo l'Inter e poi è un'autobiografia, quindi sarà divertente, però sarà molto più leggero, forse. Però dico, quando tu cominci a scrivere, leggevo anche di Pieraccioni quando hanno fatto il film Il Ciclone, che lui e Veronesi si sono chiusi in una stanza senza finestra, è così che crei. Quando tu inizi a scrivere delle cagate, magari devi fare un capitolo, non so, il capitolo, dico una cazzata, l'Inter, come ho vissuto l'Inter a 40 anni, la Coppa dei Campioni, magari ti metti a scriverla oggi, eh sì, siamo fermi per un incidente, fermi. Ho anche mangiato una roba che c'era sulle uova col sale, che mi berrei l'acqua del radiatore. Però dicevo, ragazzi e ragazze, spero qualcuna c'è insomma su questo canale, il 3%, il 3% di 56.000 sono 1.500, vabbè, 1.500 ragazze non sono poche se i dati sono reali. No, però dicevo che a volte quando sei solo non è, oltre a scavare in te stesso, poi realmente ti conosci meglio. Cominci a placare certe situazioni, certe voglie, e poi cominci, se sei un po' compulsivo, a gestire gli spazi da uomo solitario. Quindi poi la cosa brutta è che non riesci più ad avere convivenze spaziali semplici, perché poi quando cominci a stare da solo, che poi concludo, solo di che cosa oggi? Una volta, quando io mi sono trasferito al lago dal centro di Milano, con tutti i miei amici di Milano, tutto quello che è Milano, sono venuto al lago e è vero, qua conoscevo già un sacco di gente e quindi assolutamente, aspettate che c'è un incidente, porca puttana, carabinieri, ambulanze, è una moto per terra. E uno steso per terra. Comunque, ecco, in questo momento quell'uomo steso per terra è solo. Per esempio, quando arriva, non è il suo caso, spero, anche se gli puntavano una pila in faccia. Comunque, davanti alla morte sei solo. Non è inutile, non a quel punto lì, o sei credente, o veramente hai avuto delle manifestazioni, o le hai cercate, o sei fermamente non convinto, o hai fede, oppure è dura, sei solo, puoi avere intorno chi vuoi, ma nessuno colmerà la tua, quella sì che è solitudine, sei tu, la morte, e basta, tu e lei, e quindi la puoi prendere, uno non la prende mai bene, però la puoi prendere bene forse... Forse se hai fede sei preparato, altrimenti insomma è sempre abbastanza poco simpatico. Non lo so, non lo so, però oggi sicuramente, stavo raccontando prima di vedere l'incidente, che quando sono venuto a vivere al lago nel 2003... diciamo che non c'erano i social, sì, c'erano i cellulari, ovvio, però insomma conoscevo già tantissima gente, perché sono venuto qua quando i miei nonni vanno a casa, i miei genitori, dopo 3 giorni sono nato in un ospedale di Niguarda e dopo 3 giorni ero qua sul lago, quindi conosco tutti, però mi ricordo che, e ho fatto anche qua tanti anni a studiare, facevo gli esami, mi è sempre piaciuto stare qua, non ho mai amato weekend a Milano, quindi io venivo spesso, non ci veniva nessuno in mia famiglia, mio fratello poco, io venivo qua e invece stavo benone,
sul lago, perché già avevo una dimensione che avevo trovato come mia. Non perché non mi piacesse Milano, ma perché Milano la stravivi in settimana. Weekend un po' meno, però ti dico, a volte qui ti accorgi che non, soprattutto d'inverno, con le montagne, il lago, le quattro e buio, poi ti accorgi che quello che la gente viene da fuori non è quello che tu vivi là. Parlo di tutti quelli che magari, perché in realtà esistono le palestre, i bar, le cose, quindi non mi sono mai sentito solo, anzi, saluto mio amico Lorenzo che mi tirava sempre fuori di casa e io volevo stare a casa. Però, ripeto, oggi non sei solo, oggi non riesci, oggi solo vuol dire che stacchi i social, che stacchi qualsiasi cosa è interattivo, e quindi lo devi decidere tu di essere solo, e quindi se lo fai è perché o ti metti alla prova o sei consapevole di quello, di cosa vai incontro, no? Di quelle cose alle quali vai incontro, ma coscientemente, perché sennò non sei solo. Puttana Eva, tra gruppi WhatsApp e le chat, e questo e quest'altro. E poi ci sono gli ultimi casi, ripeto, di quelli che sono tornati soli, magari dopo matrimonio, storie andate a male. Ci sono quelli che sono soli, ma però viaggiano spesso per lavoro, e la loro solitudine è compensata da dei momenti di grande socialità lavorativa, che viene compensata da momenti in cui invece stanno tutti per sé. Poi ci sono quelli che veramente stanno da soli perché non c'hanno cazzo di stare con la gente. Poi ci sono quelli soli perché non aderiscono a un cazzo. Se tu non aderisci alla domenica sul mare, non aderisci di qualcosa, alla domenica calcistica, non aderisci al dover per forza avere una compagnia o una fidanzata, è chiaro che uno, se uno non è inquadrato e non è allineato, è normale che sia un po' più solo. La differenza è che oggi comunque è impossibile stare da soli, e questa secondo me è una cosa bella, perché in fondo non c'è niente di più bello dell'illusione di conoscere qualcuno e di pensare: oh, ma come sto bene, come ho parlato bene questo qua. Ma è solo un'illusione, perché poi appena si scava un po' più a fondo poi è sempre la stessa roba. Quindi questo l'ho raccontato anche nel video dell'amicizia, quando poi si scava e l'altro sa già cosa rispondi, cosa fai, quindi diventa tutto un, non lo so, evidentemente se la vita dura un tot di anni è perché evidentemente esauriamo energie, ma esauriamo anche forse i rapporti umani. Stacco, che sono fermo, che qua c'è di nuovo la colonna. Video sulla solitudine, ditemi che cosa ne pensate. Live sulla solitudine.